Siamo in un quartiere che si chiama appunto Torre, come diceva lei, come ricordava. Abbiamo una sagra che ormai è diventata un Storica. punto di, diciamo così, di ricerca da parecchie persone, anche non residenti a Torre, perché siamo abbastanza famosi per la qualità della nostra offerta della tavola calda. Abbiamo il baccalà, abbiamo una serata specifica il venerdì. Il secondo venerdì di sagra, il primo venerdì abbiamo il pesce fritto e poi abbiamo la serata del musso il martedì. A queste serate si accompagnano anche degli intrattenimenti musicali che abbiamo cercato sempre di migliorare in questi anni e siamo passati da una frequentazione media nel 2002-2004 di 3.000 persone a circa 5.000 persone nel 2019, che si sta classificando come il secondo anno migliore di questo periodo per la nostra sagra. I volontari sono il centro, non c'è nessun responsabile unico, ma c'è il parroco che è il primo responsabile, poi c'è un gruppo di persone che ha la responsabilità dei vari servizi. Walter, che avete conosciuto prima, è il servizio di cucina, diciamo con il cuoco che è Gabriele, poi ci sono il servizio tavola calda e cassa. C'è il servizio della birreria, che non è solo birreria, ma paninoteca, piadineria, anche diciamo hamburger, sempre ovviamente prodotti poi di qualità. Ci rivolgiamo anche agli esercizi del quartiere per cercare di valorizzare anche la presenza vicino a noi. Sono circa 150 i volontari che lavorano ogni anno. Ed è una fatica di ciascuno di questi volontari, ma è anche un momento di conoscenza maggiore, perché poi le sagre devono essere non solo mangiare, ma dare l'opportunità alle persone di uscire di casa, di incontrarsi, di conoscersi e di stringere un rapporto che non sia solo superficiale di saluto, ma avere un po' più di conoscenza l'uno dell'altro. Per i volontari in primis, quindi 150 collaboratori hanno l'opportunità di conoscersi meglio lavorando 7-8 giorni, ma poi per tutta la comunità. Allora, gli chiedo una cosa, da quanti anni stramanda questa festa, questa sagra? Ma da sempre io le parlavo di quello che come statistiche abbiamo iniziato a gestire con l'informatizzazione della sagra, quindi io parto dal 2002 con dati che ho dal 2002 in su, ma è una sagra che ovviamente va avanti da Corre da sempre. Sì, sempre. sì, sì. Ecco. Va bene. Allora diamo delle coordinate al pubblico a casa, se non è per quest'anno, naturalmente, visto che questa sera è l'ultima serata, poi il prossimo anno dove? Qui a Torre, periodo. periodo sempre l'ultima settimana di settembre e la prima settimana di ottobre. Partiamo con il venerdì, facciamo venerdì, sabato, domenica con la tavola calda, poi abbiamo la birreria che continua a lavorare anche lunedì, ma si ferma la tavola calda il lunedì. Il martedì riprendiamo la serata del musso. Mercoledì e giovedì siamo in pausa invece e riprendiamo venerdì, sabato, domenica con il baccalà il venerdì e poi sabato, domenica il menù tradizionale. Ogni volta sempre così, ogni anno. Ogni anno è così, ma non è così con il lavoro che c'è dietro, perché ogni anno cerchiamo di catturare quelle piccole sbavature che ogni Migliorare. volta si presentano per superarle. E credo quest'anno ci si sia riusciti, tant'è che siamo, come le dicevo prima, il secondo anno nelle nostre ultime statistiche di 18 anni come presente.